Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk, il nostro podcast. Io sono Matteo Aldamonte, un saluto a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi! Ciao Matteo e ciao a tutti! E presentiamo il nostro ospite, anzi Gigi, lo presenti tu per affinità di ruoli, quando si parla di portieri tocca sempre a te. Sì, un amico, prima di tutto un amico, poi chiaramente un compagno di ruolo, attualmente uno dei più forti portieri in Italia, Valerio San Paolo. Ciao Gigi, ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao Vale. Vale, cominciamo dal campionato e cominciamo col un po' contestualizzare questa Bressanone, che intanto è la tua nuova squadra dall'inizio della stagione. Hai lasciato Bressano dopo tanti anni, dopo anche per la verità i primi successi nella storia della pallamano Bressano, quindi hai scritto un pezzo di storia importante di quella società. Adesso sei andato a Bressanone, una società che di storia ne ha già piuttosto tanta. E un campionato un po' strano per voi, un po' così così, però adesso avete avuto questo acuto di questa vittoria con Sassari. Sì, allora il campionato è iniziato tralasciando la particolarità di questo campionato, che le difficoltà sono enormi un po' per tutti, ecco. Noi abbiamo iniziato, la società c'ha un progetto, che diciamo che è la cosa che mi ha convinto per venire qua, oltre al fatto che comunque è una piazza storica importantissima come Bressanone, fa sempre gola, diciamo, a tanti, ecco. E no, abbiamo iniziato sicuramente dopo tanti anni a Bressano, lavorare anche in modo diverso, insomma, una squadra nuova. Per fortuna conoscevo già diversi giocatori, è iniziato bene, nel senso con tanto entusiasmo, poi sono arrivate tante sconfitte di uno che da una parte, diciamo, ci hanno messo forse qualche dubbio se stavamo facendo giustamente, sai, le cose bene, però dall'altra parte, se andiamo a vedere, questione di dettagli, diciamo. Di 7 sconfitte, 4 sono arrivate all'ultimo minuto, abbiamo perso di uno col Conversano e con Bolzano per 45 minuti, ce la siamo giocata alla pari. Con Merano è finita un po' di più, però a 2 minuti e mezzo avevamo la palla del pareggio. Quindi questo l'obiettivo della società e dell'allenatore in primis era fare una squadra che potesse competere, e questo l'abbiamo sicuramente dimostrato. Poi però quando perdi 4-5 partite di uno all'ultimo minuto fa un po' male, diciamo, dai. Per fortuna sabato, diciamo, è stata, ecco, la partita dove per 60 minuti siamo riusciti a fare il nostro gioco, e questa è stata forse la cosa, diciamo, che più ti mette di buon umore, perché capisci che stai lavorando bene, che devi, ci sono tante cose da sistemare, però la strada credo che sia quella giusta, ecco. Gigi, non era facile aspettarsi, come dice Valerio, sicuramente ci sono state diverse sconfitte di misura, però non era facile aspettarsi, per il cammino che aveva fatto fino ad ora Bressanone in termini di punti, la vittoria contro Sassari. No, io penso che infatti il focus attentivo di questa situazione è proprio la classifica, perché quella che delude del Bressanone, non certo le qualità, non certo le possibilità, non certo il progetto di cui Valerio è semplicemente un testimonial, perché per strappare via Valerio a Bressano, evidentemente l'hanno assolutamente convinto con un progetto, essendo una persona estremamente ambiziosa e all'apice anche della sua carriera. Quindi sicuramente c'è una struttura, ci sono delle qualità. Oggettivamente ad oggi non c'era la classifica, perché poi i punti erano quelli lì. È normale che quelle sconfitte a cui ha fatto riferimento Trio fino a poc'anzi minano un po' quello che è il morale, e quindi te la prendi un po' con tutto. Ieri il Bressanone ha giocato da Bressanone, l'abbiamo ricordato più volte abbiamo sottolineato come questo Bressanone
insomma, giaceva lì quasi sul fondo della classifica, quantomeno nelle retrovie, quando all'inizio l'avevamo sempre data un po' per roster, per qualità e anche rispetto allo a quello che aveva dimostrato lo scorso anno, anche in funzione dell'arrivo di Valerio, come, non dico la favorita, ma assolutamente lì davanti a lottare. Non è ancora detto niente, però chiaramente il ritardo è importante. Però insomma, adesso hanno dimostrato che in realtà le qualità ci sono e ne hanno tante. Ecco, sicuramente per quanto riguarda la corsa alle prime posizioni, la situazione è forse un po' compromessa, Valerio, perché rispetto al Conversano che guida la classifica ci sono 13 punti di distacco, che in un campionato senza playoff sono tanti. Però al tempo stesso voi dovete giocare l'ultimo dei vostri recuperi di campionato mercoledì sera sul campo del Cingoli, un campo difficile, ma è al tempo stesso un campo che vi potrebbe consegnare la matematica certezza di andare in Coppa Italia, perché voi avete la differenza reti favorevole nei confronti di Fasano, che in questo momento ha 14 punti. Vincendo voi ne avreste 14 allo stesso modo, e proprio in virtù della differenza reti favorevole andreste a passare il turno. Quindi ecco, l'obiettivo della Coppa Italia, l'obiettivo di andare a Salsomaggiore, potrebbe sicuramente, no, ridare nuova vitalità al campionato di Bressanone. Sì, sicuramente. Noi, questa è la quarta partita che facciamo, quella di mercoledì sarà la quarta partita che facciamo in 12 giorni. E ecco, il fatto che sia col Sassari sia venuta senza dubbio la nostra miglior partita, che era la terza della settimana, vuol dire che stiamo anche bene, facendo tutti gli scongiuri del caso, anche fisicamente, sotto il punto di vista fisico stiamo bene. E certo, per noi l'accesso alla Coppa Italia potrebbe significare una possibilità di grande riscatto, anche perché nel caso in cui dovessimo qualificarci avremo subito la possibilità di giocare contro Conversano, che è la squadra che sta esprimendo maggior continuità e il miglior gioco fino a questo momento, senza alcun dubbio. Ecco, per noi sarebbe veramente una grandissima occasione di riscatto per dimostrare a noi per primo, poi alla società e ai tifosi, che non siamo sempre quelli che devono perdere di uno. Ecco, questo sicuramente per noi è molto importante, che sotto il punto di vista poi per tutto il proseguo del campionato, ecco, perché adesso come dicevi tu, la nostra classifica non è complicata, io credo che sia segnata sotto un certo punto di vista, però dobbiamo fare il meglio, recuperare il più possibile, e poi quello che fanno gli altri non dipende da noi, ecco. Ma quello che dipende da noi, dobbiamo dimostrare di essere in crescita e di voler continuare a crescere. Tra l'altro, Gigi, poi in una manifestazione come la Coppa Italia, Bressanone ha, utilizzo una parola così un po' forte, animali da partita secca, no? Sì, esatto. Tipo Ciutura o tipo lo stesso Valerio. Esatto, infatti bisogna sottolineare come, una volta entrati, e se dovesse entrare nelle squadre che vanno a giocare la Coppa Italia, chiaramente per il Bressanone e per tutte le altre cambiano un po' quelle che sono le regole del gioco, perché sono partite secche, perché è un altro campionato, perché può succedere di tutto, si rimpasta tutto, e quindi potrebbe essere, come giustamente stavate sottolineando, un'ottima e una ghiottissima occasione di riscatto, perché poi il Bressanone, ripeto, ha dimostrato di avere le qualità di potersela giocare con tutti, quindi sarebbe una pericolosissima in quel girone di Coppa Italia. E comunque sia, Matteo, volevo sottolineare che chi andrà tra Fasano e Bressanone, comunque per il Bressanone sarà una possibilità di riscatto, e per il Fasano è un coronamento, non dico di un sogno, ma un risultato importantissimo nel caso, perché loro vengono da un periodo assolutamente favorevole. Quindi chi tra le due potrà dire la propria con motivazioni diverse, partendo da situazioni completamente opposte. Però Vale, no, non credi? Assolutamente sì, sono d'accordo. Sì, situazioni opposte, insomma, Fasano
È un po' più una favola. Sì, è partita più in maniera più dichiarata forse rispetto a Bressanone con l'obiettivo di ricostruire un po', e quindi sicuramente entrare in Final Eight sarebbe un obiettivo importante. Al tempo stesso per Bressanone, io credo, Vale, non lo so, tu giustamente poi da giocatore la vivi dall'interno, quindi hai rimarcato molto su queste partite perse di misura, che poi è vero fanno la differenza, però effettivamente vedere Bressanone con la sua tradizione e con l'organico che ha, vedere un giocatore come te, per esempio, mi permetto di dire, in questa posizione di classifica è un po' anomalo, ecco, mi permetto solo di dire questo. Ma guarda, io credo più... ti dico, più che quello è stato proprio il fatto di, sai, quando lavori tanto arrivi sempre lì, e poi io parto sempre, diciamo, lasciamo perdere la fortuna o la sfortuna, che quella, diciamo, è un, può essere un più, non deve essere mai un meno, ecco. E, però anche male, perché Valerio, male, scusami, ti voglio dire che come ci hanno insegnato, ma sappiamo perfettamente, al di là delle frasi fatte, quando si perde di uno così tante partite non è sempre un caso, come vincere sempre di uno, bravo, non è un caso. Bravo, è proprio lì che volevo arrivare, perché ci sono quei momenti, diciamo, questo ci è capitato anche a Bressanone in passato, specialmente due stagioni fa, che noi tutte le partite che arrivavamo alla fine, non era, non importante come, però le portavi a casa. E questo perché c'avevi stima, c'avevi, eri, sai, eri carico sempre, e questo in campo si vede. Noi abbiamo anche tanti ragazzi giovani, tra cui io, no, a parte scherzi, ci sono tanti ragazzi giovani che stanno giocando tanto, e qui negli ultimi minuti è normale che ti sale, che si alzano i battiti, e dobbiamo essere bravi noi un po' più grandi. Dobbiamo cercare di aiutarli, però quando ne perdi 4-5 di uno inizi a entrare un po' in quel tunnel che dici, ti manca la confidenza, forse non va bene, inizi a farti troppe domande, e cui, sai, tante volte ti dai anche delle risposte sbagliate. E questa è la reazione che ci abbiamo avuto sabato, ma anche con Trieste, dove eravamo più 10, poi un quarto d'ora c'è stato un blackout totale, spesso Siena. Siamo, questo ti fa capire che, diciamo, che la palla deve pesare un po' di meno gli ultimi minuti, perché comunque ci abbiamo le possibilità, le capacità, e comunque andare dritti all'obiettivo, lavorare quello che abbiamo fatto in questi due mesi che non abbiamo creato, che per noi è stato complicatissimo. La Trieste era più che la prima di campionato, perché tu fai due mesi con tante assenze, non puoi fare un amichevole. Cioè, io dopo Trieste era come se avessi corso per 200 km, perché sto campionato purtroppo è segnato da sta pandemia che è per tutti uguale, e la difficoltà, ecco, è non vedere tutto il negativo in una situazione che comunque non stava andando bene, e noi, tra di noi, vedevi un po' di sconforto. E sta vittoria io spero che ci aiuti tanto a riprendere un po' di consapevolezza dei nostri metri, ecco. Tra l'altro, situazione di difficoltà generale che ci ha privato anche di una delle tifoserie più belle e più calde della pallamano italiana, proprio quella di Bressanone. Vale, prima hai parlato di progetto, qual è stato? Mi racconti qual è stato il progetto di Bressanone, qual è il progetto che è riuscito a convincerti a lasciare Bressanone? Diciamo, lo stimolo più grande per me è stato comunque affacciarmi a un giocatore allenatore come Davor, che, sai, io sono appassionato, lì guardo anche tante partite anche delle altre squadre, sia dei campionati esteri che italiani, perché mi piace proprio, e volevo vedere, vedendo come giocava il Bressanone, vedevo tanta differenza rispetto agli anni prima. E poi, ecco, nata sta cosa, e per me è stato anche, diciamo, un po', come posso dire, forse un po', non dico da presuntuoso, però cercare di voler dimostrare di potermi rimettere in gioco, e
sai, quando si chiama nuova linfa vitale, probabilmente. Quando le cose un po' si accattiscono, questo l'ho detto anche ai dirigenti di Pressano, non perché si accattiscono, perché... Per colpa di qualcuno, certo. Ma, ecco, io mi sentivo che forse in quel momento non sarei più riuscito a dare il mio massimo, anche in termini emotivi, e io alla società come Pressano gli auguro il meglio del meglio del meglio, e se io non posso stare a Pressano dal 100%, non serve a me, non serve a loro. E questo invece ripartire con un'altra società, con un progetto, e mettermi in gioco proprio per dire adesso, cioè, tipo i primi allenamenti mi sentivo, sai, giocatore di 18 anni che si presenta per la prima volta in prima squadra, capito? Con le farfalle nello stomaco, no? Esatto, questo... Questo è successo anche a Gigi Alanzara, E succede ogni partita per ridere. Me l'immagino. Sto ridendo, ci credo. È vero, assolutamente vero. Ma perché altrimenti se non cerchi, e soprattutto se non trovi questa adrenalina, questa energia vitale, soprattutto alla mia età, non hai più lo stimolo neanche per farti il borsone, per andare a fare allenamento, non hai più queste. Quindi è giusto, capisco perfettamente quello che capisco e condivido quello che dice Valerio, quindi è una doverosa ricerca di stimoli che ti possono permettere di esprimerti, quantomeno di donarti al meglio e cercare di esprimerti al meglio. Vale, salto di palo in frasca, tu hai detto che vedi tante partite, allora ti chiedo a bruciapelo e poi ti lascio andare, chi vince i mondiali? Vince i mondiali? Così facciamo, allora, io da grande appassionato della Francia, come sai bene, no, chiaramente c'è la Danimarca, io però, allora, Danimarca, Francia, speravo qualcosa in più dalla Germania, perché è andata comunque con tante assenze. Poca roba. Veramente onore a quelli che sono andati. Bravo. E soprattutto anche ho letto le dichiarazioni di Wolf, sia prima che durante il campionato mondiale. Devo dire, quando un portiere dice che chiede scusa perché non sta giocando come vorrebbe, è da battergli la mano. Non succede spesso che qualche giocatore di quel calibro dicono, fanno questo tipo di affermazioni. Certo. Io dico la Francia, perché la vedo tanto ringiovanita, negli ultimi anni ha fatto un po' di alti e bassi, però sempre con i giocatori, diciamo, quelli, diciamo, della generazione d'oro che hanno vinto tutto, invece adesso praticamente hanno dovuto per forza di cose cambiare quasi tutti, è una squadra nuova tra virgolette, e mi piace come giocano, perché c'ha comunque il carattere che dimostrano in campo, cioè sanno che portano una maglietta veramente importante. Loro, il peso di quella maglia lì, penso che per una persona normale farebbe fatica solo a camminarci, ecco. Certo. Quindi, e soprattutto penso anche io, come ha detto Valerio, soprattutto credo che sia una nazionale che ormai ha finito quasi il rondaggio, quindi è pronta, sì, per iniziare un ciclo d'oro. Un altro ciclo d'oro. È incredibile, se vai a vedere quello che sono riusciti a vincere e di nuovo quello che mettono in campo è assolutamente incredibile, impressionante davvero. Gigi, a te niente pronostici, perché tu devi fare le telecronache con me, quindi non ti puoi sbilanciare più di tanto. Dica il migliore, è bravo, esatto, devi restare nel mezzo sul politichese. Bene, sì. Vale, grazie mille, grazie ragazzi, sempre un piacere. Un saluto a tutti, ciao, e vale, agli amici da casa, ciao. E grazie a Valerio San Paolo per essersi intrattenuto con noi, per aver amabilmente chiacchierato. Gigi, grazie anche a te, e io non vedo l'ora di ritrovarti di persona. È iniziato il countdown, non vedo l'ora di mettermi accanto a te con le cuffie per commentare queste sicuramente straordinarie partite di pallamano. Su Sky Sport Arena, ve lo ricordo, il 29 ed il 31 gennaio le semifinali e la finale dei campionati mondiali che si giocano in Egitto. Continuate a seguirci, per questa puntata di Handball Talk è tutto, come sempre buona palla a mano a tutti, ciao! Il tiro è un gol pazzesco sulla rete, incredibile, Coniglio tirato fuori dal cilindro, un gol pazzesco, è finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!